collaboreranno a quella realizzazione di questa la trasmissione di oggi, Paola Stirpe e Mauro Maciocca, con dei servizi chiaramente che hanno preparato e che sicuramente saranno graditi perché molto, molto interessanti. Il primo servizio che ha preparato Paola in questa occasione riguarda la giornata del 26 novembre, che è, diciamo, la quindicesima giornata, quindi sono 15 anni che viene utilizzata come giornata del banco alimentare. Condividere la spesa è un gesto di solidarietà e quindi ci sono diversi punti vendita aderenti nella nostra provincia a questa giornata del banco alimentare, ma meglio di me ne parlerà appunto Paola. Prego Paola. Grazie. Domani, come ci ha anticipato Giulio, sarà la quindicesima giornata del Banco Alimentare. La Fondazione Banco Alimentare è una onlus a carattere nazionale che si occupa della raccolta e della distribuzione da enti pubblici e privati delle eccedenze alimentari, che vengono affidate ad enti caritativi che svolgono attività assistenziale verso gli indigenti. Nato in Italia nel 1989 per opera di Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento Comunione e Liberazione, e di Danilo Fossati, all'epoca padron dell'azienda Star, accanto all'operosa attività quotidiana di recupero e di eccedenze, il Banco Alimentare organizza ogni anno, per l'ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L'appuntamento è ormai diventato importante, un importante momento che coinvolge e sensibilizza tutta la società al problema della povertà, attraverso l'invito a un gesto concreto di condivisione, fare la spesa per chi ha bisogno. Durante la giornata di sabato 26 novembre, presso una fittissima rete di supermercati, coinvolti su tutto il territorio nazionale, ciascuno potrà donare parte della propria spesa. Anche quest'anno dunque si raccoglieranno olio, omogenizzati, alimenti per l'infanzia, tonno e carne in scatola, legumi in scatola, pelati e sughi. I volontari presenti all'ingresso dei punti vendita aderenti non potranno accettare in alcun modo prodotti deperibili e denaro. Sul sito www.bancoalimentare.it sarà possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sull'iniziativa. E sempre dal sito internet leggiamo qualche cifra. 100.000 i volontari coinvolti ogni anno, 8.600 tonnellate di alimenti raccolte nel 2009, equivalenti a 29 milioni di euro. Oltre 7.000 punti vendita aderenti, 5 milioni di italiani che acquistano cibo per chi non può farlo. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, sarà possibile trovare i volontari del Banco Alimentare presso il supermercato Panorama ad Alatri in via Casilina. Solo alcuni tra i punti vendita nelle città di Latina invece saranno il Conad Superstore in via Ezio, il Simpli a via Esonzo, il supermercato Lidl in via Nervi. Ma per la ricerca dettagliata e completa di tutti i punti vendita aderenti sull'intero territorio nazionale, ricordiamo ancora il sito del Banco Alimentare che è www.bancoalimentare.it. Grazie Paola per questa notizia, chiaramente è un'iniziativa da non trascurare, chi avrà la possibilità di contribuire a questa giornata lo faccia perché è un'iniziativa sicuramente meritevole. Io volevo ricordare che un'iniziativa di questo genere viene realizzata il secondo sabato del mese dall'Associazione di Volontariato Insieme per Noi, del presidente, presieduta dall'amico Franco Uspini, quindi è presto per darne notizie. Ecco, adesso concentriamoci sulla giornata del 26 novembre, per questa giornata a livello nazionale, ma ricordiamo ai nostri telespettatori che è possibile tutti i secondi sabato del mese fare questo tipo di donazione presso i supermercati Conad della città di Alatri, e credo che si stiano attrezzando anche gli amici di Insieme
per noi, per il nuovo centro Conad che è nato in località Le Pigne. Comunque di sicuro sì, lo faranno come sempre tutti i mesi, il secondo sabato del mese, lo faranno presso il supermercato in località Chiappitto e presso invece l'altro Conad dove era la ex stazione dei Carabinieri, per intenderci, quindi in via del Calasanzio, se non sbaglio. Comunque sono quelli i supermercati Conad della città di Alatri. Ho dimenticato, prima parlando delle fraschette, ecco che un nostro telespettatore mi ha segnalato un problema che riguarda l'illuminazione. Ecco, questo nostro telespettatore abita sul retro praticamente. Il fronte è quello del campo di fraschette, è quello dove si trova l'ostello, mentre il retro si può arrivare sul retro del campo attraverso via Castagneto. Ci sono poi tutta una serie di abitazioni, insomma non è una zona disabitata. Ecco, qual è il problema? Che proprio la mancanza di illuminazione lungo il tratto di via Castagneto, fin su a quello che è il vero Castagneto, diciamo, si trova più a monte, la mancanza di illuminazione lungo questo tratto crea dei problemi, anche perché c'è questa anche frequenza del campo, proprio a causa dell'abbandono anche che so, di coppiette, di persone che vanno lì, probabilmente anche sicuramente anche qualche drogato, e quindi ecco, soprattutto antipatico per quelle donne magari che abitano nei paraggi e che sono costrette magari a rientrare a casa dopo una giornata di lavoro, per qualsiasi altro motivo, potrebbero andare incontro a sgradite, ecco, potrebbero fare sgraditi incontri in una strada che, lo ripeto, è buia, completamente buia. E questo nostro telespettatore mi pregava di far presente, anzi mi chiedeva, a dire il vero, consiglio, come posso io insieme agli altri abitanti della zona arrivare alle orecchie dei nostri amministratori per sollevare questo problema? Beh, la risposta è molto semplice. Io intanto comincio con questo nostro appello, diciamo, attraverso la nostra Alatri rubrica, attraverso la nostra trasmissione, nella speranza che qualche amministratore che è in ascolto si faccia carico di questo problema. E a proposito di amministratori della città di Alatri, c'è una notizia che riguarda gli eventi natalizi. Che cosa accade? Ecco, l'assessore Belli e il delegato alla cultura Fantini, credo Belli dovrebbe essere assessore al commercio, e il delegato Fantini, il consigliere delegato Fantini invece si dedica all'assessorato della cultura. E fanno presente che c'è una programmazione in atto per il periodo delle festività natalizie, che dica una programmazione quantomeno dignitosa, proprio questa insomma, è la parola usata nel comunicato. Perché è ovvio, lo si è detto e ripetuto sempre, ma anche la precedente amministrazione non aveva tantissimi soldi da dedicare a attività culturali a causa della crisi a livello nazionale, ecco, del taglio dei fondi magari destinati appunto alla cultura o allo spettacolo. E che cosa succede? Che si sono comunque organizzati i nostri amministratori, ecco, nelle persone dell'assessore Belli, del consigliere delegato Fantini, per cercare insomma di salvare il salvabile e di avere una programmazione almeno, ecco, quanto meno dignitosa, ma sicuramente molto, molto interessante. Ecco, il primo ho avuto l'onore in qualità di cantore di inaugurare, sì, è proprio il caso di dirlo, questa serie di eventi lo scorso 19 novembre, lo scorso sabato, con un concerto che abbiamo tenuto nella biblioteca comunale di Alatri con i notturni di Mozart. C'era un quartetto d'archi, c'era il maestro Gabriele Sanandrea che suonava il piano e il maestro Temistocle Capone che ci ha diretto come coro in Laetitia Cantus, rinforzato da me e altri due amici bassi, ecco, dalla voce da basso. Abbiamo cantato insieme i notturni di Mozart, e questo è stato appunto il primo evento di questa serie di programmazioni che il Comune di Alatri ha organizzato. Ma una curiosità della quale, no, non direi nemmeno una curiosità, è un qualcosa invece che probabilmente si va affermando sempre di più, e si tratta dei mercatini. Ecco, i mercatini che vengono, che già sono entrati in funzione, mi sembra già c'è stato un primo
Mercatino, si è tenuto a Mercatini a tema addirittura, ma non voglio rubare la notizia a Paola che l'ha organizzata, preparata e adesso ce ne parlerà per la nostra curiosità, per il nostro gradimento. Prego Paola. Anche ad Alatri da qualche anno i mercatini di Natale animano il periodo delle festività natalizie. Per abitanti e turisti, quindi, un'occasione per tuffarsi nel mondo delle creazioni artigianali alla ricerca magari di un'idea regalo. L'Associazione Culturale Arts, fondata nel 2007, si propone lo scopo di promuovere il turismo e la cultura, non solo nella città etnica, ma anche nell'intera provincia. A questo proposito organizza quindi eventi, spettacoli musicali, mostre, cercando di promuovere tutto ciò che in qualche modo può fare cultura e creare momenti di integrazione. E a questo proposito, anche quest'anno la stessa associazione curerà dei mercatini nel centro storico di Alatri durante il periodo delle festività. Mercatini che, come dicevamo prima, saranno occasione di esposizione, vendita di prodotti artigianali, giocattoli, oggettistica natalizia, eccetera. Già domenica scorsa, 20 novembre, è stato possibile curiosare fino a tardo pomeriggio tra le bancarelle presenti in Piazza Santa Maria Maggiore, ma l'occasione si ripeterà ancora nelle prossime settimane. L'Arts, con la collaborazione anche di un'altra associazione, Alatri nel Cuore, sta inoltre organizzando anche un villaggio di Babbo Natale che verrà inaugurato il prossimo 17 dicembre con canti, racconti di favole, foto sulla slitta, dolci, eccetera. È un'occasione soprattutto per i più piccoli, ma anche perché no, per i grandi. Il villaggio resterà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio per permettere anche la consegna delle letterine. E ogni fine settimana nello stesso villaggio sarà anche possibile incontrare Babbo Natale in persona. Gli organizzatori di tutte queste iniziative ricordano appunto che sono gratuite, quindi sono iniziative gratuite, però ecco, verranno raccolte anche delle offerte libere per promuovere delle opere di beneficenza nel Burkina Faso, quindi un'occasione anche non solo di aggregazione, ma anche per pensare a chi è meno fortunato. Ma la tradizione dei mercati di Natale è antica, risale a un tempo in cui gli acquisti non si facevano certo nei supermercati ed era quindi necessario aspettare le grandi fiere organizzate. Pensate che i primi mercati di Natale furono organizzati attorno al XIV secolo in Germania ed erano i cosiddetti mercati di San Nicola. E ancora oggi i mercatini più famosi sono tenuti nelle città tedesche come Norimberga, Dresda, Colonia, città che durante il mese di dicembre diventano delle mete turistiche ricercate e molto popolari. Pensate che nella stessa città di Colonia si tengono ben sette mercatini in differenti luoghi della città. Uno è molto caratteristico ed è posto su un'imbarcazione, sul fiume Reno. I mercatini si caratterizzano anche per la presenza di spettacoli itineranti, musica, luminarie varie. In Italia celebre, forse il più celebre, è quello di Bolzano, che è nato nel 1990 e che ogni anno richiama importanti affluenze di visitatori, sulla rinomata Piazza Walter. Perfetto, grazie Paola. Quindi ci hai illustrato uno degli aspetti di questi eventi natalizi, uno degli eventi natalizi organizzati da questa associazione nell'ambito della programmazione del comune di Alatri. E il nostro regista, Simone Macciocca, mi suggeriva nel frattempo un altro evento che credo ti veda direttamente coinvolta, che è quello dell'Alatri in presepe, la nona mostra di presepi artistici che si terrà nel chiostro di San Francesco. Ecco, stiamo entrando nel clima natalizio, quindi ritorneremo su questo argomento con maggiori informazioni, ma si terrà dall'8 dicembre al 6 gennaio comunque questa mostra, no? Se ci sarà nel chiostro di San Francesco. E quindi ecco, tutto questo ecco, mi serviva per citare appunto il nostro regista Simone Macciocca, che è sempre un vulcanico nelle sue pensate, e ha realizzato, e lo manderemo adesso in onda, un video con un'intervista che è un po' un suo pallino, quello di
di realizzare queste interviste durante le manifestazioni che si svolgono ad Alatri, e sicuramente, ecco, vale la pena di vedere questo video. Ecco, prego Simone di mandarlo in onda. Non abbiamo il telefono.